volta ora di Oleg Blokhin, che proprio nel clima rinnovato del calcio sovietico ha avuto l'opportunità di favorire anche i gol di Rossi in quel girone di Barcellona. Ecco Blokhin in azione. Intanto ha toccato Junior, sulla palla è Oriali che sbaglia il tocco favorendo ancora Blokhin. Va a sovrapporsi Boniek, Blokhin tenta la conclusione da fuori. Parte il lancio verso Gentile che non riesce a controllare prima che la palla termini in fallo laterale. Si continua a giocare con molta tranquillità. Blokhin, Paolo Roberto Falcao. Ah, sicuramente. Ma tra l'altro, tornando sempre alla Spagna, no? Ci sono state queste due partite eccezionali contro Argentina e contro Brasile che, come giustamente sottolineato, 3-0 al 3-1 sembrava cambiato tutto. Ricordiamo anche il presidente Pertini di allora. Visiva, no? Sì. Tant'è che le telecamere noi non lo vedevamo perché intanto abbiamo visto che è stato costretto all'uscita Giovanni Galli su Blokhin a determinare il primo corno. Sì, ma ce ne sono di più in attività ancora tra di loro. Vediamo Platini, bello il lancio di Kempes verso Tarantini che si inserisce in avanti, il lancio su Blokhin. Blokhin, Scirea lo va a chiudere. Anche Scirea fu uno degli artefici dei tempi, proprio Boniek e Platini. Quello delle amichevoli, il ritmo è molto blando, però ci sono dei tocchi morbidi che veramente un tiro era il passaggio di ritorno per chiudere il triangolo. Oh, vediamo Blokhin. Vediamo Blokhin. Questo fa sul serio, eh? Sì. Anche Tardelli però è riuscito a mettere al centro un bel pallone, lo controlla con elementi, non vedo pancette, capelli grigi. Viene alto il soprannome che aveva, no? Otto Junior, Blokhin, Breitner, Junior, colpo di testa di Gentile, ancora Breitner, Blokhin, Junior, Blokhin. Perfetto il velo di Junior. Street. Tempest. Blokhin, Kempes, Blokhin, cioè come molti brasiliani ce l'ha nel sangue, riesce sempre a divertirsi, intanto c'è questo, ma c'è un pubblico adesso abbastanza numeroso, direi, sulle accelerare. È stato anche bravo a piegare il corpo nel tentativo. Zibi, Boniek, Blokhin, la finta, Platini, splendida intesa. Pallonetto e gol, molto bello, molto bello di Blokhin. Molto bella, molto grande bella. Azione. Anche l'azione. Sì. Blokhin va a ringraziare Platini. Ecco che rivediamo. Platini, vedete, questo è proprio genio istintivo. Il triangolo per il pallonetto. E Galli che non può nemmeno abbozzare la parata. D'altra parte, se fosse uscito sui piedi avrebbe tirato in un altro modo. Chissà se tra i tanti applausi torinesi Blokhin e Platini, più arretrato Blokhin che riceve. Adesso Blokhin aveva visto Galli che stava uscendo dalla porta e ha tentato di beffarlo con un pallonetto troppo lungo. Gli era andato bene. Tarantini. Blokhin. Brian. Kempes in posizione difensiva, poi De Förster. La palla rimane però ai nostri, con Lovati. Buono il suo dribbling, Tardelli, Förster la mette fuori, esperto Causio. Blokhin, Junior, Boniek, si incrocia con Junior, sta in mezzo a Blokhin, bella palla per Kempes, il cui tiro è il resto del mondo, ancora Kempes, tocca verso Blokhin, Platini, credo che questo tira va, qui siamo 4 contro 3. Platini non aggancia ma alle spalle spunta Breitner, che sono oggi sul terreno di gioco. Eh sì, ce ne sono parecchi, difatti il pubblico sì. Dimostra di essere grato a loro.
Evidentemente l'invito era stato rivolto anche ad altri, ma è stato accettato con maggiore entusiasmo proprio da giocatori che ritornavano. Boniek, cross di Boniek, colpo di testa di Blochin. Blochin che praticamente che, sì, ha tolto la palla a Junior, era sicuramente meglio piazzato di lui. Ecco che rivediamo, DB che mette in mezzo e vedete che Junior sarebbe stato... È difficile stabilire una graduatoria di valore, ma mi pare che Junior stia giocando un livello un po' superiore a tutti. Sì, per quantità ma anche per qualità. Ecco Kempes. Blocking. Bello il suggerimento per Kempes, limite dell'area per Kempes, palla su e colpisce di tacco ma la mira non è precisa. Ora Nando, io ti lascio per un attimo solo, guadagno il bordo campo, vedrò se durante l'intervallo riuscirò a fare qualche intervista con i protagonisti. Comunque siamo collegati. Blochin è l'autore del gol, l'unico gol della partita fino a questo momento, con cui la squadra del resto del mondo conduce per 1-0 sino il campo, ma il secondo tempo inizia in questo momento. Boniek scatta Junior, Boniek serve sulla sinistra Blochin, è l'autore del gol, l'unico gol della partita fino a questo momento. Ecco i cross di Blochin, indietro Boniek, tiro di Platini ed è il secondo gol, splendida l'azione, Platini porta a 2 i gol del resto del mondo. Rivediamo l'azione, ecco il cross di Blochin, il colpo di testa di Boniek che serve all'indietro Platini, precisissimo il raso terra, il suo tiro. Blochin, forse hanno raggiunto un'intesa fra di loro. Sì, mentre questi giocatori giocano abbastanza spesso assieme, sì. Poi sono giocatori di classe, quindi... Beh, andiamo a vedere. Qua sul fondo parte il suo traversone, Kempes. Colpo di tacco per Blochin, chiuso Oriali. Da Oriali, poi Junior. Tanto è terminato a terra, lo vedete in quadrato proprio Blochin, mi pare. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, la gara, inutile sottolinearlo, è stata estremamente cavalleresca e corretta anche questo scontro, è stato del tutto fortuito. Il risultato è di 2-0 in questa fase iniziale della ripresa, mi pare che il secondo gol sia stato segnato da Platini, vero Nanda? Sì, ma qui è stata un'azione completamente fortuita questo incidente fra Oriali e Blochin, Blochin che è andato al tiro e Oriali si è sacrificato letteralmente impedendo il tiro di Blochin che era da 7-8 metri, sarebbe stato senz'altro il terzo gol. D'altronde il calcio è sport di contatto e anche quando lo si interpreta in maniera del tutto amichevole e cavalleresca è sempre possibile qualche scontro. Tra gli applausi del pubblico, è diventato nel frattempo abbastanza numeroso. Ecco che se ne va e rientra Blochin. Gesto da consumato attore. Adesso Junior. Juanito, Blochin che non aggancia, Kempe, Blochin in posizione di ala destra, buono l'aggancio, punta Cabrini, Juanito, cross scambio con Rossi e Bernat, Förster ha messo fuori e c'è ancora un'azione, Ner manovrato ora da Kempe, dato a Blochin ed ecco Boniek che cerca di andare via Cabrini, il quale lo... mentre Breitner porta ancora un attacco insidioso, poi Blochin, Juanito, Gentile che ha il suo da fare a contrastare Blochin e ci riesce. Blochin, Breitner, Blochin, grande azione di Blochin che poi va a scaraventare il suo tiro sull'esterno della rete. Blochin, Oleg Blochin, per lunghi. Sinistra c'è Blochin, eccolo servito Blochin ed è il terzo. È tutto molto bello, splendido soprattutto il controllo in doppio passo da parte di Boniek, che vedete lo stesso Blochin autore del terzo gol.
è andato ad applaudire Zibi Boniek, che gli ha offerto questo delizioso, questa azione, là dove Boniek prima ancora si è impadronito del pallone con un doppio passo, saltando netto in profondità e incontro. Poi Juanito, fermato che devo vivere il resto del mondo. Sì, sono più squadra sicuramente. E soprattutto hanno Kempe. Blockin, Colovati. I gol dunque di Junior verso il libero Kempes, Blockin, Kroll, Platini. Ancora Blockin, Bright. In azione, in parte il suo attraversare, Blockin che va alla battuta. Blockin. Dobbiamo cercare di dare sempre il meglio. Manca anche con la nostalgia, si gustano sensazioni. Blockin sulla sinistra, riceve. Bright. Blockin, non filtra il pallone, c'è Platini sulla destra. Breitner per Blockin, Blockin è quello che è più pericoloso sicuramente, parte il traversone, ribattuto, Blockin, Breitner, Blockin in posizione di ala sinistra, parte il traversone, lo stacco di altro grande giocatore, Blockin. Breitner, Kempe, bellissimo anche questo slancio, un bel giocatore questo Juanito, la palla è per Blockin. Juanito ai tempi d'oro.